Il Consiglio di Stato si è pronunciato e ha disposto la sospensiva relativamente alla ordinanza che imponeva la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva ArcelorMittal entro 60 giorni. Quindi con la sospensiva ArcelorMittal può continuare tranquillamente a produrre, può continuare tranquillamente ad uccidere e questo significa che non ci troviamo più in uno stato di diritto. Il Consiglio di Stato evidentemente ha sancito la licenza di uccidere, i tarantini. È un provvedimento che, come detto, sospende quella ordinanza del TAR. Traete voi le conclusioni, valutate voi in che stato ci troviamo. Uno Stato che stabilisce l'articolo 32 della Costituzione, stabilisce il diritto sacrosanto alla vita e poi permette di ammazzare i tarantini, di continuare a uccidere i tarantini. Ciò posto, ora voglio vedere le reazioni del Comune di Taranto, le reazioni del governo italiano, perché si sta giocando davvero sulla nostra pelle. È una vergogna inaudita. In questo modo, con questa sentenza, lo Stato sta condannando a morte Taranto e i tarantini. E per cortesia, non venite più a parlare di puttanate. Puttanate, la transizione ecologica, l'acciaio green. La sentenza ora dice soltanto una cosa, che tu ArcelorMittal, tu ex Ilva, ora, rebus sixtantibus, come stanno oggi le cose, tu puoi continuare a produrre da questo momento, dalle 12:25, orario in cui sto registrando il mio servizio giornalistico, puoi continuare ad uccidere tranquillamente. Poi, tra 20, 30 anni, Dio vede e provvede che tipo di produzione ci sarà. Oggi lo Stato italiano consente di uccidere. Se tu spari ad una persona, vai in galera ed è giusto che paghi. Se tu fai una strage, fai un genocidio qui a Taranto con ArcelorMittal, c'è la magistratura che ti consente di uccidere. Questa è la verità e mi assumo tutte le responsabilità di questo che sto dicendo. La decisione del Consiglio di Stato è una decisione assassina. Decisione assassina. Né più e nemmeno. Ora voglio vedere cosa devono fare Comune e Regione. Vi voglio vedere e non giocate per cortesia sulla transizione ecologica, sul green e sul resto. Oggi si dice che a Taranto si può continuare ad uccidere con questo mostro, con questa mattanza che lo Stato vergognosamente permette e consente. Viva la libertà di vivere, non i provvedimenti assassini che il Consiglio di Stato ha testé pronunciato. Vi do appuntamento questa sera, venerdì 12 marzo, ore 22, sulla pagina Polifemo L'Occhio di Abate, per una diretta che sarà durissima. Vogliamo coinvolgere la città e vogliamo organizzarci per scendere in piazza. Questa sera Facebook, pagina Facebook, Polifemo, L'Occhio di Abate, ore 22, scateniamo l'inferno per difendere la nostra vita, la vita nostra, dei nostri figli, contro uno Stato assassino che vuole condannare a morte Taranto.